Per la biella che vorrei con Patrizia Como, ti vogliamo chiedere, visto che siamo qui in via Italia, che cosa chiederesti alla prossima amministrazione, qualunque sia la colorazione politica? Avere una città in cui si possa vivere con piacere. La vorrei più viva di quello che adesso. Secondo me si dovrebbe puntare un pochino più sulla classe giovanile. Tante cose, ma in primis sicuramente qualcosa per i giovani. Senti, io per il prossimo futuro vorrei tornare al passato, perché mi piacerebbe che Biella fosse la Biella che ho conosciuto io tanti anni fa, che era una Biella viva. Questa via Italia era un susseguirsi di negozi, uno più bello dell'altro. E quindi incentivare chi è qua, chi lotta, chi apre le serrande, dando un supporto, un segnale vero, con un po' di colore, un po' di fantasia. Una città che vive i negozi, la passeggiata, perché rappresenta il cuore di una comunità. Proporre qualche evento culturale o anche solo per divertire un pochino più una fascia compresa tra i 15 in su, dai 15 in su, diciamo, quella fascia che tende a perdersi un po' negli anni. Una biella più bella da un punto di vista proprio di manutenzione in generale, ecco, bellezza e un po' di sguardo all'estetica, al bello. Un po' più dignitosa di come è tenuta, guardando qual è la qualità degli arredi, del passeggio, dell'abbellimento di questa via che era il fiore all'occhiello. E poi naturalmente tutte quelle risposte ai problemi ecologici di risparmio energetico che ci devono essere assolutamente oggi presenti nella politica di oggi, nell'amministrazione di oggi. Io chiedo questo, mi sembra che sia già chiedere molto però, eh.